Hello Freaks, oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo traumatizzato e latitante, un uomo che è stato capace di commettere un gesto atroce, spinto dalla follia, dalla paura e dalla vergogna. È una storia che merita di essere raccontata per comprendere meglio l'animo umano. Per cui, se siete pronti per scoprire di chi stiamo parlando e che cosa è successo nello specifico, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Per iniziare a parlarvi di questa storia, dobbiamo tornare a prima dei fatti scatenanti. Vi racconto la storia di un bambino e di come la sua vita è diventata, gradualmente, un inferno. Tutto inizia il 13 aprile 1961, nel quartiere di Brooklyn, a New York. Nasce il piccolo Robert William Fisher. Robert è figlio di William Fisher e John Howell. Secondo alcune fonti avrebbe delle sorelle, ma questo non è confermato ufficialmente. Possiamo dire che Robert nasce in una famiglia normale, persino in condizioni piuttosto agiate. Suo padre, per esempio, fa il banchiere e Robert viene amato e cresciuto in modo molto sano. Sviluppa un carattere esuberante, a tratti eccessivo, ma niente di così problematico, almeno non per il momento. Frequenta la Saguaro High School, nella città di Tucson, nello stato dell'Arizona. Non sono riportate particolarità su quel periodo di vita. Possiamo ipotizzare che avesse avuto degli amici, essendo un tipo così dinamico nelle relazioni sociali e nelle attività all'aria aperta. Immaginandolo addirittura attaccato a certi valori e certe persone, Robert è collegato, come con dei fili, a tutto quello che è la sua vita in quel momento. Il filo decisamente più importante è quello legato ai suoi genitori, a cui vuole molto bene. Ma ecco che, come una forbice a tagliare questo filo, arriva una notizia spiacevole e devastante. I suoi genitori divorziano nel 1976. Ora, questo divorzio non è stato neanche tranquillo, in quanto viene riportato di come fosse stato violento e sofferto. Ma soffrire di più in questa situazione è proprio Robert, che rimane incapace di accettare questa separazione. E cerca di fare di tutto per evitarla e far ritornare le cose come stavano prima. Nello specifico, crede che la causa di questa condizione sia da ricondurre a sua madre, Jan, e da lì in poi la odierà a morte. La criticherà così tanto in futuro, ritenendola addirittura la responsabile della sua rovina, il motivo per cui tutto è andato storto. Infatti Robert non si riprenderà mai da questa situazione, vivendola come un trauma fortissimo. Un dolore così grande che non andrà mai più via. E non farà mai nulla per curarlo. Lo lascerà crescere inesorabile dentro di sé. E come un cancro trascurato, lasciato libero di svilupparsi e uccidere, questo trauma lo porterà a cambiare se stesso e tutti quelli che lo circondano. Inizia, così, la sua rovina. Nonostante questa tragedia, Robert cerca di andare avanti come può. In verità ottiene diversi risultati professionali e si dimostra un uomo tutto d'un pezzo. Lavora come tecnico di cateteri chirurgici, medico respiratorio e persino vigile del fuoco. Ama l'aria aperta e la natura. È un esperto cacciatore e un ottimo pescatore. Forgiato da tutte queste durezze, verso cui è andato incontro, anche il suo carattere si fa più rigido. Si fa altri amici, ma anche loro si rendono conto di come sia esagerato in certi contenti. Una volta, per esempio, ha cacciato un cervo e forse, per l'euforia, si è tinto la faccia col sangue della sua preda. Un altro esempio è quando ha spaventato una coppia che faceva picnic, svuotando improvvisamente, verso il cielo, la sua pistola salve. Possiamo quindi delineare un comportamento prepotente, fin troppo rigido e autoritario. Ma nonostante tutto questo riesce a mettere su famiglia. Si sposa con una certa Mary Cooper nel 1987
e insieme mettono al mondo due figli, una femminuccia di nome Britney e un maschietto di nome Robert Bobby William Fisher Jr. Per quanto possa sembrare piacevole la nuova vita familiare di Robert, almeno dall'esterno, dall'interno le cose non vanno affatto bene. Il problema è che Robert, quando ha messo su famiglia, fa di tutto per far forzare l'apparenza, per far apparire se stesso, sua moglie e i suoi figli come felici. Lui vuole mostrarsi un padre generoso e amorevole. Ma dato che la perfezione non esiste e che la verità è sempre più sfaccettata, anche tra i Fisher le cose precipitano anno dopo anno. Da padre e marito, Robert sembra essere diventata completamente un'altra persona. Si porta dietro ancora il dolore di quel lontano divorzio dei suoi genitori e sviluppa i suoi modi di fare e di essere in maniera sempre più oppressiva. Robert è padrone di tutto e controlla tutto. Da cosa devono mettersi come vestiti, moglie e figli, ai numeri di quadri che devono essere presenti nelle stanze. Da cosa si deve mangiare, a dove si deve andare, quale colore scegliere, a cosa guardare. Tutto ciò che è in quell'abitazione è sotto il suo totale e assoluto controllo. Con i figli non è da meno, anzi, forse persino peggio. Oltre a tutte queste ferree regole, Robert è troppo pretenzioso con suo figlio. Per esempio, lo obbliga a portare avanti le sue stesse passioni, come per esempio la pesca. Suo figlio però non ama pescare, non è come lui, ma è costretto a fare quello che dice il papà, altrimenti Robert potrebbe punirlo severamente. Gli amici dell'uomo si rendono conto che lui è un genitore terribile, addirittura gli sembra che Robert preferisca più il suo cane che i suoi figli. Ma in realtà tutti i conoscenti non sanno realmente fino a che punto arriva la sua follia. Una cosa però che Robert ha fatto in presenza di altri e che testimonierebbe la sua assoluta incapacità come genitore è quando voleva insegnare i suoi bambini a nuotare. Per farlo, li butta direttamente in mare, ordinandogli di imparare. Ma queste sono solo le cose che sappiamo, perché chissà quali altre situazioni spiacevoli si sono verificate per mano sua. Viene proprio detto di come in casa Fisher non si respiri una buona aria. I vicini sentono sempre urla da parte della moglie di Robert, ovvero Mary, che spesso ripete di essersi pentita di averlo sposato e che sarebbe meglio divorziare. Questa parola, divorzio, Robert non vuole proprio sentirla. È come se gli versassero del sale su una ferita ancora aperta. Ogni volta che litiga con sua moglie, Robert si ricorda di quella tragedia, ripensando che forse quel divorzio, in realtà, era colpa di sua madre. Forse in quei momenti ha anche pensato che è diventato così odioso, scontroso, controllante, paranoico, proprio a causa di quel famoso divorzio. Sono troppi anni che va avanti questa storia. Robert non riesce a essere felice, nemmeno con la famiglia che ha creato lui stesso. Ha troppo paura adesso di perdere tutto. Forse è persino pentito di essere stata una persona così orribile. Stanno diventando troppi i fili che si spezzano, i legami che ha faticosamente creato. Questa volta però è lui ad avere le forbici in mano. È lui che sta rovinando tutto. Ma non può tollerare un altro abbandono, non potrebbe sostenere un altro divorzio. Il suo questa volta. Per lui è assolutamente inconcepibile. Sarebbe la fine di tutto. E non può permetterselo. E in un mix di odio, follia e disperazione, Robert Fisher arriva al gesto più estremo. È la mattina del 10 aprile 2001. Un forte incendio viene segnalato. Si tratta proprio della casa di Robert. Sta andando a fuoco. I vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati dell'esplosione, la quale è stata abbastanza forte da sgretolare il muro di mattoni anteriore dell'abitazione e far tremare i telai delle case vicine per mezzo miglio, quindi circa 800 metri, in tutte le direzioni. Una serie di esplosioni secondarie, più piccole questa volta, ritenute causate da munizioni per fucili e barattoli di vernice, costringe gli addetti a mantenere le distanze. È una situazione davvero pericolosa. Uno dei vigili del fuoco viene leggermente ferito una gamba quando ha perso l'equilibrio ed è caduto vicino alla casa in fiamme. Tempo dopo si scopre come la tubazione del gas sul retro del forno era stata tirata.
Il gas accumulato è stato quindi acceso da una candela che qualcuno avrebbe piazzato, in attesa che il gas si accumulasse e scendesse alla fiamma poche ore dopo essere stata accesa. Questa miccia ritardata avrebbe dato al colpevole un vantaggio di circa 10 ore nel suo tentativo, riuscito, di eludere le forze dell'ordine. Anche perché, oltre a quel disastro di fuoco, dentro è stato compiuto un secondo crimine, un omicidio. Si trovano i corpi bruciati di una donna e di due bambini, sdraiati a letto, nei resti della dépendance oramai bruciata. I corpi vengono immediatamente identificati. Si tratta di Mary e i due figli, Brittany e Bobby. In tutto ciò, però, di Robert non c'è neanche l'ombra. L'uomo sembra essere svanito nel nulla. Iniziando l'investigazione, tra i primi interrogatori dell'entourage della famiglia, risulta evidente il ruolo predominante del capofamiglia. Emergono le sue particolari attenzioni, il suo terribile carattere, e risulta inevitabile pensare al peggio. Forse è stato proprio lui a compiere quella strage. A tal proposito, si va avanti in questa indagine. Un vicino di casa di Robert riferisce di aver sentito una forte discussione all'interno della casa già la sera prima, intorno alle 22:30, 10 ore prima che tutto esplodesse. Tuttavia la polizia ipotizza che la strage sia avvenuta tra le 9:30 e le 10:15. Robert effettivamente è ancora vivo. A confermarlo è un avvistamento avvenuto intorno alle 10:43. Infatti l'uomo sarebbe stato ripreso da una telecamera di sorveglianza di un bancomat, da cui avrebbe ritirato $280. Sullo sfondo si intravede la Toyota 4 Runner, appartenuta alla moglie, Mary Fisher. In tutto ciò, l'autopsia rivela che Mary è stata colpita alla nuca e alla gola, mentre i figli è stata tagliata sì la gola come la madre, ma da un orecchio all'altro. Una morte davvero terribile. Data la scomparsa del capo di famiglia, e sicuramente data anche la sua pericolosità, Robert William Fisher è ricercato dalle autorità, ritenuto ufficialmente responsabile del massacro della sua stessa famiglia. Il 20 aprile 2001 emergono delle prove fisiche finali sulla posizione di Robert, dato che la polizia ritrova la Toyota di Mary, il cane di Robert, nella foresta nazionale di Tonto, vicino alle città di Young e Payson, a nord di Scottsdale. Un mucchio di feci umane viene rinvenuto vicino allo sportello del conducente. Dal punto di quella scoperta, gli agenti perlustrano l'area, controllando le numerose grotte vicine, chiamando esperti di tutti i tipi. Ma niente pare esser servito. Una coppia del posto, poi, racconta di aver visto un uomo giorni prima che il veicolo fosse ritrovato. Quando la coppia lo ha visto, ha pensato proprio a Robert Fisher, essendo oramai diffusissima la sua foto nella zona e nei media locali. Ma anche questa volta, il nulla. Ad un certo punto, una certa Lori Greenbeck, una conoscente della famiglia Fisher, spiega che il marito aveva accompagnato Robert mesi prima in quella precisa zona. Robert, quindi, quel posto lo conosceva fin troppo bene. E chissà, forse è per questo che è stato capace di scappare da lì indisturbato. Nessuno però sa dove possa essere andato. A questo punto Robert Fisher è un fuorilegge latitante, sulla base di molti capi d'accusa. Si continua a cercarlo, ma senza successo. Il 29 giugno 2002 viene persino nominato dall'FBI come il 475esimo criminale ad essere inserito nell'elenco dei 10 più ricercati. Sempre l'FBI offre una ricompensa fino a $100,000 e nel 2003 seguono più di un centinaio di piste. Ahimè, tutte infruttuose. Sei ancora in alto mare. Non mancano comunque degli avvistamenti sporadici, presunti o tali che siano. Nel febbraio 2004, per esempio, una persona con una sorprendente somiglianza fisica con Robert Fisher viene catturata a Vancouver, British Columbia, in Canada, dalla Royal Canadian Mounted Police. L'uomo in questione ha un dente mancante, proprio dove Robert Fisher aveva un premolare d'oro. Presenta inoltre una cicatrice sulla schiena, proprio come quella di Robert. Ma al di là di queste evidenti somiglianze, le sue impronte digitali non combaciano, per cui non è lui.
Essendo così forte la somiglianza, però, si cerca di trattenere il più possibile questo sosia. Lo si tiene sotto custodia per diverse settimane, fino a quando un parente ha confermato ulteriormente la sua identità. Non si tratta di Robert Fisher. Eppure si insiste, si pensa che l'esame delle impronte digitali sia stato fatto male, ma alla fine non va così oltre. Si deve continuare altrove con le ricerche. Nell'ottobre 2014 la polizia fa irruzione in una casa a Commerce City, nel Colorado, dopo aver ottenuto una soffiata, secondo cui Robert avrebbe abitato lì. Sebbene abbiano catturato due criminali, di Robert però non c'era nessuna traccia. Più passa il tempo e più si ritiene l'uomo come incredibilmente pericoloso. Forse si trovava in Florida o in New Mexico. Ci sono anche delle speculazioni, secondo cui forse aveva posto fine alla sua vita, o forse ne aveva iniziata un'altra con una falsa identità. Lo specialista dell'FBI, Bob Caldwell, percepisce che un uomo come Robert, presuntuoso, saccente, fiero, un fumatore che predilige la marca delle Copenaghen e che va in giro spavaldo, non sia in grado di rinunciare alla sua identità. Pensa si sia nascosto da qualche parte, isolato così bene che forse non ha neanche instaurato dei legami con altre persone. Essendo un tipo capace di stare a contatto con la natura, non è da escludere l'ipotesi che lo vede come una sorta di eremita in mezzo ai boschi, lontano da tutto e tutti. Alla fine, il 3 novembre 2021, Robert Fisher viene rimosso dall'elenco dei 10 più ricercati dell'FBI. È stato sostituito da un tale di nome Yulan Adonai Arcaga Carias, il presunto leader dell'MS-13 in Honduras, il 526esimo aggiunto alla top 10. In merito a questa decisione, l'FBI riporta quanto segue. Malgrado l'ampia pubblicità che il caso di Fisher ha ricevuto nei suoi quasi 20 anni nell'elenco, tutto questo non ha portato alla sua localizzazione e o cattura. Pertanto, il caso non soddisfa più questo specifico requisito. Malgrado questo, Robert Fisher rimane ad oggi ancora un uomo ricercato. Purtroppo, tutti questi estremi fallimenti fanno sperare in peggio ancora ad oggi, e purtroppo di lui non si hanno notizie. Si cerca di parlarne ancora, sperando che Robert Fisher non venga dimenticato e che il caso non diventi cold prima del tempo. Purtroppo sono tantissime le congetture e possiamo farle qui sotto nei commenti. Ogni ipotesi potrebbe essere quella giusta, da quella che lo vede ancora vivo a quella che lo vede deceduto. Purtroppo, per la sua follia, sono morte delle persone che non meritavano assolutamente questa sorte. E rimanendo ancora un gigantesco punto interrogativo sul caso, almeno per il momento, questa sembra essere la fine del caso di Robert Fisher, uno dei più grandi ricercati dall'FBI. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato della storia e se la conoscevate. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Freaks. E con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!